a tutti ragazzi e bentornati su Prodigic. E benvenuti in un nuovo video ristretto. Esatto, non ci stiamo perché questo è un video sul nuovo Case Mini di X, anche se non sembra proprio. No, decisamente no. Parliamo oggi di questo bel gioiellino. Lo Z11. Forse sarà il mio nuovo case, sai cos'è? Vi faccio un Mini TX. Io. Vedrai che alla fine di questo video farai come con l'H1. E poi, sti Mini TX di merda! E poi succederà come con l'H1. Questo avrà un difetto prende che esplode. Fuoco. Prende fuoco anche questo. Esatto. Beh, ma avevamo detto che l'H1 era una bomba? Sempre detto. Ragazzi, per la build di oggi la facciamo Intel. E facciamo una build, come vi abbiamo detto già anche nel video, l'ultima recensione, perché è il modo più comodo per farvi vedere un nuovo case. Non però... si possono far vedere case senza un computer dentro. Esatto. E per fare questo abbiamo una 3070 ROG, sempre. Io Strix. Sto già aprendo, eh. Ma no, c'è una scatola nella scatola. No, è l'imballo. Ma se non glielo fai vedere, è l'imballo. Cioè, hai capito? Va qua il pacchetto con dentro robe. Pacchetto convenienza. Firmato ROG. Qua c'è dentro. Allora, prolunga dall'alimentatore. Qui c'è lo user manual che non voglio utilizzare. Enorme la scatola, questa è come la Juve. Ce l'ho. Molto bello il packaging, non ce n'è ROG su queste cose qua. È al contrario. Au contraire. Kumal è bello, non voglio lasciar ditate. Ma è gigantesco! È enorme! Cioè, questo è un Mini TX, è gigante! Allora, questo ragazzi, ovviamente noi scherziamo, è un Mini TX per quelli che ci puoi mettere dentro, però è una build per showcase. Cioè, comunque su questo si fanno build non con il solito dissipatore che ci mette l'ore, magari quelli piccoli, ma ci mette già un dissipatore più serio o altre cose. Anche perché questo può stare sia in piedi. In piedi è una figata, eh? Sia sdraiato. E c'è dentro un action figure. No, stai scherzando? Qui andiamo proprio blind, perché non ho guardato niente di questo case. Seven. È proprio ROG, eh? Ma che figata! Sì, ma che cos'è? È un action figure fatto da Asus. Anche il cacciavite è fatto da Asus. Ma no, è tutto brandizzato! Ma sembra un video sponsorizzato, dai! Questa la mettiamo su eBay a 1000 euro. Esatto, scalper. Allora, il case... Già me lo stavi tirando in faccia. Il case di base è ben equipaggiato, nel senso che ci sono due bei ventoloni sopra, o sotto, o a lato, non so neanche più da che parte guardarlo, sinceramente. E uno da quest'altra parte, quindi messo in questo senso qui, il verso va proprio a nozze. Allora, dietro c'è un bel hub gigantesco tra RGB e ventole. Allora, ragazzi, ovviamente abbiamo guardato le istruzioni. La scheda madre che monteremo è una Z490 ROG. Ma veramente? Anche questa è ROG? Eh sì! E solo questa ci avevo io. Comunque una Z490 e-gaming è sempre ROG. Come CPU abbiamo il ROG, anche questo, il 10600... il 10600K di Intel, ragazzi. La scheda video è l'RTX 3070. E il dissipatore, non lo so cosa hai deciso di tirare fuori dalla tua scatola magica dei Mini TX. Mi aspettavo una roba un pochettino più compatta all'interno. In realtà ci starebbe anche un radiatore. Ma non ce lo metteremo in questo caso perché non ne ho uno a disposizione. Come detto, questa è una build che andrebbe fatta con, diciamo, un po' più attenzione estetica. Ovviamente quello che passa al convento. Potevi, cioè, questa è la tua serie. Sinceramente, io vengo qua come ospite e te mi fai montare quella roba lì. Sinceramente, mi aspettavo fossi più preparato. Cioè, signori, la vendetta è un piatto da servire freddo. Quando tu derubi Asus una volta di un cacciavite e Asus fa l'errore di mandartene un altro dentro la scatola. Top! E questo me lo cucco io! Merda! Così smetti di lamentarti che non ce l'hai un cacciavite, ne hai 8 adesso! Questo ovviamente si perderà, non torna indietro. Bel cacciavitelo! Siamo messi così per adesso. Siamo riusciti a montare la scheda madre, il dissipatore e in qualche modo, lasciamo perdere il come, l'alimentatore. È abbastanza palese che questo è un case non per tutti. Cioè, assolutamente, se siete alle prime armi, questo case è proprio no. Assolutamente no, però di fatto si può smontare interamente, perché come vedete noi l'abbiamo letteralmente denudato
di tutte le paratie, dei piedini di appoggio se lo vuoi mettere in orizzontale. Ci si può mettere anche un altro 240, volendo, esatto. 120 più 120. Quindi ci sono due spazi per lo più dedicati ai radiatori, uno frontale da questa parte e l'altro sotto la scheda madre, e un'ulteriore ventola che in teoria è in intake, quindi serve a tirar dentro aria fresca. Però è una bara, non è un case. Altra cosa da far notare... più che altro, se voi notate, questa è la motherboard, queste dimensioni qua, 30% del totale. Tra l'altro, facciamo notare subito anche una cosa, le uscite della scheda madre sono dentro il case, quindi per far girare tutti i cavi per collegare mouse, periferiche, cazzi e mazzi, dovete fargli fare letteralmente il giro e farli passare attraverso tutti i vari nascondicavi per farli uscire da sotto, qui. Che per certe cose ovviamente non vi permette di installare di tutto, in un certo senso. Sì, esatto, è un po' scomodo. Fortunatamente hanno dotato di tipo un pannello IO più grande dell'universo, perché ci sono più porte qua che su una scheda madre mini TX, però va bene lo stesso. Ragazzi, ora è il momento della scheda video della RTX 3060 Strix, 3070 Strix, 3060, non ce l'abbiamo ancora. Una piccola nota da Asus, che usa le stesse scatole dalla generazione 1000. Ammazza, che bestia! Raga, ma di cosa stiamo parlando? Giga. È enorme. Ovviamente, ragazzi, noi non siamo attrezzati per un, come posso dire, uno showcase build mini DX, che è una cosa che già solo detta ha meno senso di quando la pensi, perché no. Allora, ragazzi, abbiamo montato tutto dentro. Ammettiamo che non è stato proprio facile, anzi abbiamo dovuto un po' smadonnare di qua e di là, perché giustamente alcune cose non entrano perfettamente, non erano soprattutto perfettamente chiaro il cosa fare. Abbiamo dovuto andare un po' a tentoni, giustamente, perché l'orgoglio ci impedisce di usare, esatto, di usare il manuale. Però il risultato è veramente, guarda, veramente figo. Alla fine molto easy, molto pulito, manca la scheda video, chiaramente, che però andrà qui, così poi si vede dal tetto o dal frontale a seconda di come lo posizionate. La scheda video è piccola, come vedete. Ultima fatica, forse ultima fatica. Bene, ragazzi, quindi il più del PC è montato, ora dovremmo solo richiuderlo, però prima di richiuderlo vediamo se va. Montato la scheda video, ovviamente è un po' al limite, diciamo veramente... Giusto un pelo al limite. Giusto un pelo al limite. Il nascondicavi funziona veramente bene, quello non si vede un cavo, sinceramente quello non è fatto... Non si vede un cavo. Potevi dirlo a me, non si vede un cavo, no? Facciamolo partire. Nel tunnel del vento qui. A galleria del vento, a cannone proprio. Ok, allora rimontiamolo. Rimontiamo. Ok, ragazzi, il montaggio è stato fatto, facciamo l'accensione con APC montato. Allora, non ce n'è. Questo è uno dei case più paradossali che abbiamo mai provato. Da una parte probabilmente è uno dei più fighi, con il materiale a livello più alto, ma dall'altra sicuramente pecca tantissimo in un assemblaggio che veramente è fuori dal comune, perché non solo è un case MiniTX anormale, è un case totalmente fuori dagli schemi. Cioè, non è mai niente pensato, è stato pensato, no, come no, questo. Esatto, c'è tutto tranne l'intuitività in questo case. In questo caso ci sono veramente tante cose che potete farci, perché a livello di modularità potete smontarlo praticamente in tutto e per tutto. Ci sono solo poche cose che non potete togliere. Il problema è che per accedere a tutte le componenti nella maniera più facile possibile dovete togliere tutto, praticamente. Tutto, perché... Sì, rimane solo lo scheletro esterno, nudo. Altrimenti veramente il montaggio è
non complicato di più. Ah, qua c'è il cavo che è al limite, ecco perché non posso spostarlo. Volevo provare a metterlo sdraiato, perché di fatto si può mettere sia, come lo state vedendo voi, in verticale, sia così. Ovviamente voi immaginatelo con le rame RGB e una pompa RGB, ha tutta un'altra faccia ovviamente come case. È veramente, cioè, forse uno dei case più belli che abbiamo mai visto esteticamente. I materiali, anche il metallo. L'unica cosa è il metallo, che sicuramente dovete stare attenti, perché questo lo graffiate in mezzo nanosecondo. Sì, a livello di come è fatto è veramente spettacolare, cioè nel senso c'è poco da fare. L'unica veramente cosa controindicativa è semplicemente il montaggio, tutto lì. Però per il resto, se volete una cosa molto scenica e contate che è solo Mini TX, quindi nonostante le dimensioni ci potete montare all'interno solo una scheda TX. Cioè una Mini TX, ragazzi, occupa tanto così. È letteralmente meno della metà della larghezza del case. Sì, è vero, davvero, quasi un terzo della larghezza del case. Quindi ovvio che con questa build volete mostrare il vostro PC. Non è una build, non è un case semplicemente per farci un PC e basta, anche perché col fatto che c'è il pannello input della scheda madre all'interno, esatto, diventa veramente un casino. Cioè è un PC molto estetico. Io sinceramente lo metterei in salotto. Al posto del mobile del salotto. No, beh, lo metterei di fianco alla TV se riesco a farcelo stare. Ficchia. In verticale diventa veramente figo, eh. Sì, esteticamente. Cioè mostrare questa 3070 Strix. Esatto, più che altro è quello, esatto. Guardate, cioè nel senso, frontalmente, voi lo vedevate da di là prima, però frontalmente avete la vostra scheda video bella esposta. Quindi effettivamente è figo per questo. Se potete mostrare una bella scheda video, è figo. Però è gigante. È un Mini TX che non è un Mini TX. È sempre la solita storia. C'è ovviamente una piccola controindicazione, perché il case al prezzo dichiarato dovrebbe stare nell'intorno dei 300 euro. Sono $279 come prezzo per questo. Il problema è che al momento non è reperibile. Non lo trovate. Strano, Non succede mai. Esatto, in questo periodo non succede mai. Io sinceramente me lo immagino anche con un liquido custom, perché c'è lo spazio per potercelo fare. Ok, qualche bestemmia può partire, però sicuramente 100%. Si fa e viene un risultato veramente, veramente figo, sinceramente. Ah, ROG è sempre premium, ragazzi, è sempre premium e si mantiene premium anche sui Mini TX. Lo fa con stile. Un po' fuori dal vaso l'ha fatta. Mi aspetto tipo l'anno prossimo una soluzione larga la metà. Sempre Mini TX, però larga la metà. Qui hanno voluto fare una roba spintissima che facesse entrare anche schede come le nuove 30, che sono gigantesche nelle personalizzazioni varie. Vabbè. Io, ragazzi, cioè comunque questo canale, avete capito, ognuno poi ha le sue preferenze. Io sono un po' contro questo tipo di cose, cioè nel senso, il PC è uno strumento, non è questo per me. Cioè questo non è uno strumento, questo è altro. Ci sta, ci sta, infatti. È hobby, è hobbistica, cioè gente che si mette a fare altro, liquido, altro, però è un qualcosa che va fuori lo strumento di lavoro e la comodità dello strumento di lavoro su un sistema più compatto come quelli che fai te, che possono avere un senso per la compattezza, o quelli che piacciono a me, che possono avere senso per lavoro gaming. Questi sinceramente, ma come mia visione del mondo, su uno strumento che vi ricordo serve a lavorare e giocare, hanno poco senso. Però ovvio, io non sono nessuno, ormai la direzione è quella, è un dato di fatto, alla è completamente fine. Opposta e ce lo facciamo andare bene. Il lato estetico ormai è parte integrante del PC gaming. Ma non è che il lato estetico non va bene, è che secondo me, cioè addirittura non avere le porte ad accesso, quello mi sembra veramente farla fuori, ecco, per me. Ragazzi, avendolo provato per qualche giorno dopo l'assemblaggio, avrei due punti, o meglio, alcuni punti da chiarire prima di andare alle conclusioni. In primis, il prodotto è disponibile effettivamente su uno store ad oggi, nel momento in cui sto registrando questa seconda parte, su Next, a 235 euro, quindi effettivamente da qualche parte c'è, e anche a un prezzo minore di quello che abbiamo visto come, diciamo, prezzo americano, 279. Ma al di là di questo, volevo parlarvi un attimino delle prestazioni, perché l'ho usato un pochettino, l'ho provato un pochettino e devo parlarvi di temperature e soprattutto di rumore. Ora, il più grande problema sono le ventole in estrazione, che sono nella parte alta del case, ovviamente a seconda di come lo posizionate, dove le potete mettere. In verticale ovviamente sono nella parte alta, in orizzontale saranno o dietro o davanti. Ebbene, se collegate al hub, le tre ventole preinstallate fanno davvero tanto rumore. Questo è un punto che si può bypassare semplicemente collegando
collegando le tre ventole magari a uno striplo, a un cavo triplo, e attaccarle alla scheda madre e gestirle tramite BIOS. Però tendenzialmente sui Minitx ci sono poche porte dedicate alle ventole, quindi se già mettete un loop ad esempio o mettete un all-in-one è già più complicato trovare spazio per anche gestire tre ventole del case. Oltretutto non servono a moltissimo, perché di fatto la GPU è la problematica più grande, perché essendo molto spiaccicata qui tra due vetri soffre tanto il calore, sotto sforzo raggiunge addirittura i 90 gradi in alcune situazioni, nelle situazioni più di carico, perché di fatto l'unica ventola in immissione è un pochettino coperta da tutto il discorso di cavi dell'alimentatore, per cui non riesce a garantire un flusso efficace tanto da raffreddare la scheda video che è appena sopra, neanche sfruttando il meccanismo a camino che dovrebbe avere messo in verticale. E ultimo pregio e difetto allo stesso tempo è la piastra messa in obliquo invece che dritta per dritta, che lascia un po' più di spazio dietro, che permette diciamo un cable management molto più efficace, non avete cavi in giro per la configurazione, ma allo stesso tempo rende più difficoltoso l'installazione della scheda video, e lo avete visto anche nel video, non è proprio intuitivo diciamo, ma soprattutto viene anche scomodo nel momento in cui si vuole installare una scheda grande come questa, o una scheda in generale non per forza così grande ma che eccede i due slot ad esempio. Tutto questo, come diceva anche Davide, probabilmente trova il meglio della sua configurazione con un loop custom, perché di fatto le temperature con un loop custom soffrono molto di meno, cioè si presentano molto meno in maniera diciamo negativa, e si riesce a gestire molto meglio tutto quello che è il comparto GPU e il comparto CPU, quindi sicuramente è un case, come ripetuto tante volte, estetico e più adatto forse a configurazioni di quel tipo. Fateci quindi sapere qual è la vostra opinione per questo Z11, se vi piace, ma tanto sappiamo già che vi piace in generale, perché siete tutti tamarri voi che ci seguite. E tutto quello che volete qua sotto nei commenti, ovviamente. C'è un nostro amico che ucciderebbe per una sicuro cosa del genere. Appena vede i LED colorati sul non pannello. Non capisce più niente. Va in panne proprio. Ma 3080 con PC sobrio o 3070 con lucine? 3060. 3060 con ancora più lucine, cioè, quindi... Vabbè, raga, alla prossima.